Vediamo ora di quale proprietà gode la relazione di essere minore. Allora, R di XY X minore di Y. Sempre nell'insieme N. Rappresentiamolo col diagramma. N. Presentiamo alcuni numeri. 0, 1, 2, 3, 4, 5, puntini, puntini, puntini. Allora, che cosa possiamo dire? Gode della proprietà riflessiva? No, perché x non è minore di se stesso. Gode della proprietà antiriflessiva? Ogni numero non è minore di se stesso per ogni x appartenente ad n. Quindi gode della proprietà antiriflessiva. Per ogni x appartenente ad n, x non è in relazione con se stesso. Quindi x non è in relazione con x. Quindi nel grafo non si mette il cappio. Andiamo a vedere se è simmetrica. Simmetrica, abbiamo detto, per ogni xy appartenente ad n, se x è in relazione con y, allora y è in relazione con x. Allora, se 1 è minore di 2, possiamo dire che 2 è minore di 1? No, quindi non è simmetrica. Andiamo a vedere se è antisimmetrica. Antisimmetrica lo è. Perché? Se x e y sono diversi e x è minore di y, non succederà mai che y è minore di x. Infatti, se 1 è minore di 2, 0 è minore di 1, 1 è minore di 2, 2 è minore di 3, 3 è minore di 4, 4 è minore di 5, non succede mai il contrario, che 5 sia minore di 4, eccetera. Quindi è antisimmetrica. E infatti, scriviamo, per ogni x diverso da y, x minore di y implica y non è mai minore tagliato di x. Consideriamo adesso la proprietà transitiva. Qui ovviamente abbiamo anche che 1 è minore di 3, che 1 è minore di 4, che 1 è minore di 5 e così via. Quindi abbiamo anche che 2 è minore di 3, l'abbiamo già segnato, che 2 è minore di 4, che 2 è minore di 5 e eccetera ovviamente. Verifichiamo se è transitiva. Allora, è 0 anche, 0 è minore di 2, minore di 3, minore di 4, si ingarbuglia un po' col grafo con tanti numeri, però è comprensibile. Allora, transitiva, se x è minore di y e y è minore di z, allora x è minore di z. E quindi abbiamo che per ogni x, y, z, per ogni terna, verifichiamo. Se 0 è minore di 1 e 1 è minore di 2, 0 è minore di 2. Se 1 è minore di 2 e 2 è minore di 3, infatti 1 è minore di 3. E così via per ogni terna di numeri naturali. Abbiamo che questa relazione gode anche della transitiva. Quindi, antisimmetrica e transitiva ci dicono che è una relazione di ordine. Antiriflessiva ci dice che quindi è una relazione di ordine stretto. Verifichiamo adesso le proprietà di un'altra relazione. Sempre in n, x è in relazione con y se termina con la stessa cifra. Quindi x, r, y, se x e y terminano con la stessa cifra.
sempre in N, benissimo, N. Allora consideriamo, facciamo un esempio con la rappresentazione tabulare, quindi 1, 11, 0, 10, 2, 32, 3, 43, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, possiamo dire che questa relazione gode della proprietà riflessiva? Sì, perché per ogni x appartenente ad n, x r x, vale a dire 1 è in relazione con 1, 11 con 11, 2 con 2, eccetera, facciamo 2 con 2, eccetera. Quindi per ogni x appartenente ad n, ogni numero è in relazione con se stesso. Possiamo dire che è simmetrica? Sì, perché se 1 è in relazione con 11, allora 11 è in relazione con 1. Possiamo dire che se 2 è in relazione con 32, 32 è in relazione con 2. E questo vale per ogni coppia XY appartenente ad N, per ogni XY appartenente ad N. Quindi è simmetrica. Verifichiamo se è transitiva. Se ho 2 che è in relazione con 32 e 32 che è in relazione con 12, posso dire che 2 è in relazione con 12. Infatti terminano tutti con la stessa cifra che è 2. E questo vale per ogni terna di numeri considerati in n. Quindi la relazione gode della proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva e quindi è una relazione di equivalenza. Grazie.